minuti di presentazione all'appuntamento di stasera, che presenta una figura poco conosciuta ma che ha coinvolto le vicende di Milano tra a cavallo tra 300 e 400 in maniera molto incisiva, almeno proprio in quegli anni particolarmente combattuti, si può dire, visto che parliamo di un condottiero di Ventura, uno di quei condottieri di Ventura che traghettò la prima generazione di figure di capitani mercenari verso quella che poi sarà in pieno 400, in pieno risorgimento, rinascimento, scusate l'emozione, il fiorire di questa grande epoca che tramonterà poi, diciamo, all'inizio del 500, quindi con le guerre d'Italia. E se vogliamo trovare una data, diciamo, finale, possiamo pensare un po' simbolicamente alla morte di Giovanni dalle Bande Nere, colpito da un'arma da fuoco contro i Lanzichenecchi. Ecco, se vogliamo usare una data, un riferimento precisi anche simbolicamente. È un piacere ritrovare, dopo l'appuntamento con Guglielmo VII, Gran Marchese di Monferrato e Signore di Milano, gli amici del Centro Culturale Marchese di Monferrato, Circolo Culturale Marchese di Monferrato, che sono venuti fino da Alessandria e dal Monferrato per raccontarci e per presentarci questa nuova fatica editoriale, perché il Circolo edita anche in proprio importanti saggi e volumi su tematiche storiche che riguardano il Monferrato e anche il Mantovano, in quanto le dinastie che hanno governato, diciamo, la regione piemontese in alcuni momenti, in particolare tra 500 e 600, hanno dominato anche il Ducato di Mantova, quindi c'è stato questo incrocio tra Gonzaga Nevers e Ceppo Monferrino. E abbiamo a parlarne Roberto Maestri, fondatore e presidente del Circolo Marchese di Monferrato, storico e studioso che ha approfondito molte di queste tematiche, e Pierluigi Piano, che si può considerare, se vogliamo, in Lombardia una specie di istituzione dal punto di vista dell'archivistica, lavoro, quindi una figura istituzionale per moltissimo tempo. L'appuntamento di stasera si inserisce nel circuito di Medioevo Quante Storie, che ci vede con Italia Medievale, partner di Yakabook, che ci ospita anche in questa bellissima libreria, ed è inserito nel circuito Book City Milano, che propone in questo weekend centinaia di eventi, e noi abbiamo voluto non essere da meno e proporre questo importante saggio, Facino Cane. Grazie Giuseppe e grazie soprattutto all'Associazione Italia Medievale per l'ospitalità, la libreria Yakabook, che ci ospitano per la seconda volta a distanza di poco più di un mese, e per presentare questo libro che è recentissimo, perché l'abbiamo stampato a fine agosto, quindi è fresco ancora di stampa, dedicato a questa figura del capitano di Ventura Casalese, Facino Cane. Ha detto giustamente l'amico Giuseppe, magari non molto conosciuto, ma devo dire che sta suscitando molto interesse. Quando nel 2012, proprio con l'amico Pierluigi Piano, avevamo cominciato a ragionare poi sull'opportunità, all'interno del percorso celebrativo, di pubblicare anche un volume che raccogliesse i vari materiali di studio, non ci eravamo assolutamente resi conto dell'impresa in cui ci andavamo a imbarcare, ovvero un lavoro che è durato poi più di 2 anni di ricerca e di raccolta. Eravamo stati erroneamente convinti, dato un certo silenzio sulla figura del condottiero da decenni, praticamente da quando il Valera negli anni 40 aveva scritto una biografia peraltro ostile al personaggio, non era più stato pubblicato nulla, e quindi vi ho detto veramente non è stato pubblicato nulla, perché davvero c'è molto poco da dire. E invece è esattamente il contrario, di cose ce ne sono molte da dire, e giustificano le 400 pagine e giustificano ulteriori ricerche su cui stiamo proseguendo e che non escludo potranno dare frutti interessanti nei prossimi anni. Intanto è emerso un aspetto molto importante, che però poi tratterà meglio di me Pierluigi Piano, ovvero che non siamo davanti al solito condottiero capitano in Ventura che segue semplicemente la ricerca di denaro e di prestigio personale, ma parliamo di un personaggio che cerca, ha un progetto e cerca di costruirsi un suo potere, un suo stato ai danni dei suoi confinanti, quindi cerca di allargarsi, sgomitare un po' a destra e a sinistra, in alto e in basso,
nei confronti di quelli che sono i potenti dell'epoca, quindi il Ducato di Milano, sicuramente la Contea di Savoia, con cui ha rapporti ostili come storicamente il Monferrato, la Repubblica di Genova e lo stesso anche Marchesato di Monferrato. Cioè, quindi in certi momenti anche le sue azioni possono essere anche contrastanti gli interessi del Marchese di Monferrato. Ecco, io vi parlerò, oltre che dei miei due saggi contenuti nel volume, anche dell'aspetto generale del libro, quindi evidenzierò anche quelli che sono i contributi che hanno fornito altri studiosi che oggi non sono qui con noi. Poi lascerò a Pierluigi Piano il compito di illustrarvi il suo scritto. Il saggio che apre il volume è a mia cura e ha un titolo che secondo me è abbastanza efficace. L'ho intitolato L'ordine nel disordine, una cronologia per Facino. Perché l'ordine nel disordine? Perché davvero è molto confusa l'attività di Facino. Tanto c'è un dato che mi ha colpito fin dall'inizio: Facino Cane combatte 30 anni. Questo è un caso unico nella storia dei capitani di Ventura. Muore nel suo letto di Gotta, rimane ferito una volta sola, neanche gravemente, si butta dietro una siepe, si nasconde, nessuno se ne accorge e riesce a sopravvivere. Questi sono fatti molto curiosi. Curiosi soprattutto se noi pensiamo che in questi 30 anni lui è protagonista di assedi e occupazioni che interessano circa 240 località italiane. In appendice al volume ho ricostruito località per località i momenti in cui lui è stato presente con delle occupazioni, degli assedi, eccetera. Notate che questo dato in realtà è inferiore alla realtà, perché di qualche località non siamo riusciti a rintracciare notizia, ma ci sono località, penso a Piacenza, per citarne una importante, che lui prende e perde almeno 3 volte, quindi alcune località hanno a che fare con Facino in più occasioni. Ecco, tra queste località comunque alcune vanno citate perché sono città importanti, penso in stretto ordine alfabetico, Alessandria, Bologna, Como, Novara, Pavia, Piacenza, Varese, Vercelli e ovviamente Milano. Di Facino fondamentalmente sappiamo poco dei suoi inizi, non conosciamo la sua data esatta di nascita, possiamo stimarla in base ai documenti attorno al 1360, non più anno meno, e poche sono anche confuse le notizie che noi abbiamo riguardo alla sua formazione militare. Assodato che sia nato a Casale, pur non avendone secondo me una certezza assoluta, possiamo presupporre che fino al 1377, quindi all'incirca quando non ha ancora 18 anni, Facino compie le sue prime esperienze militari a Casale in compagnia dei fratelli maggiori. Ecco, in realtà la famiglia Cane, lo leggerete poi nel testo, è una famiglia molto importante di Casale, è una famiglia che già nel 300 aveva consegnato al Marchese di Monferrato, Teodoro I Paleologo, le chiavi, diciamo, della città. Ma è una famiglia molto articolata, no? Con molte ramificazioni, quindi c'è ad esempio un Ruggero Cane, che ha qualche anno più di Facino, che è anche lui un capitano di Ventura. Facino sicuramente appartiene a un ramo minore della famiglia dei Cane, quindi non è una famiglia ricca, non è una famiglia potente, è semplicemente porta un nome pesante. Non sappiamo nulla, ad esempio, dell'identità della madre. Ho detto che comunque la carriera militare di Facino inizia molto presto, quando poco più che ventenne, probabilmente aveva 21 anni o poco più, nel 1381 accompagna Ottone di Brunswick, che all'epoca era governatore dello Stato di Milano, che Ottone di Brunswick, anche lui capitano di Ventura, e lo accompagna a Napoli per difendere la regina Giovanna I d'Angiò dagli attacchi di Carlo III d'Angiò d'Urazzo, quindi questa lotta dinastica tra questi rami degli Angiò. È un evento non fortunato né per il Monferrato né per Facino, che Facino già in questa occasione, io lo ricordo appunto nel saggio, dimostra una certa intraprendenza nel passare da una parte all'altra. Lui partecipa a questa battaglia di Napoli, a Castel dell'Ovo, nelle file di Giovanna I, quando viene catturato passa al soldo di Carlo III d'Angiò.
E però lui combatterà ad esempio anche nelle Puglie, lo troviamo a Barletta, ecco. Quindi la sua azione è molto ampia e molto vasta, infatti di lui troviamo tracce dall'Italia meridionale fino a risalire a Pordenone, al Friuli, eccetera. Questa sua presenza a Bologna, che è molto tormentata, nel libro leggerete come il governo di Facino sarà molto duro, Facino è molto deciso nel reprimere ogni minimo tentativo di rivolta, si interrompe dopo non molto tempo, 6 mesi dopo circa, quando nell'autunno del 1403 Alessandria, che è sotto la signoria dei Visconti, si ribella. I Guelfi, non ho detto una cosa fondamentale, Facino è ghibellino, come sono ghibellini marchesi di Monferrato, storicamente, quindi i Guelfi, che hanno a capo Gabriele Guasco, in Guasco sono una delle famiglie alessandrine più importanti, si ribellano, si impadroniscono della città e alzano la bandiera francese. Quindi è a questo punto i Visconti chiamano Facino da Bologna perché vada ad Alessandria a ristabilire l'ordine. Ormai, per chi conosce la città di Alessandria, le truppe rimaste fedeli ai Visconti si sono asserragliate in un quartiere, nel quartiere di Bergoglio, dove oggi sorge la cittadella di Alessandria, mentre il resto della città è ormai nelle mani dei Guelfi. Facino fa presto a intervenire, in pochi giorni arriva da Bologna e circa 600 cavalieri, quindi una cifra non indifferente, costringe i Guelfi a mettersi sulla difensiva, bombarda Alessandria grazie a dei pezzi di artiglieria che fa trasportare sul Tanaro. Questo è un altro aspetto importante, cioè Facino conosce bene le prime armi rudimentali da fuoco e le usa in modo molto intelligente, tanto che diventano decisive molte sue imprese. Insomma, i Guelfi del Guasco sono costretti alla resa, e qui c'è un episodio importante che viene ricostruito nel volume anche con una trascrizione di una cronaca in appendice, quando Alessandria viene saccheggiata niente poco di meno che per 8 giorni, che è una cosa inimmaginabile, no? La cronaca cita: entrato quindi in Alessandria umiliò i Guelfi ammazzandone quanti poté e incendiandone o confiscandone i beni. Molto bella di Dario Fo nel Mistero Buffo, quando parla della lingua pavana e quindi parla proprio di questa Lombardia. Inquieto e predace, per dirla alla Bellonci, mi si presentò al primo incontro in cui mi coinvolse Roberto. Eravamo a Gavi, posto splendido, però il problema era su che cosa impostare questo intervento. E allora, purtroppo, direi che il lavoro che ho fatto è entrato in me profondamente e incominciai a chiedermi da dove, da buon archivista, dove fossero gli archivi, cioè dove fossero le fonti in cui trovare qualcosa su Facino Cane. Vi premetto, noi facciamo la storia di Facino Cane su quei 4 confessi, cioè quelle 4 ricevute di pagamento da cui il Galli trae il spunto per il sigillo di Facino Cane, e da 2 documenti originali: i patti di Vigevano del luglio 1409 e i patti di Mortara, che noi abbiamo pubblicato nel volume. Null'altro si è salvato dell'archivio di Facino Cane. Francesco Dattini di Prato era un mercante, aveva fondaci in Avignone, in Milano, in Genova. E cosa c'entra Facino Cane con i mercanti? Ovviamente i mercanti avevano paura di Facino Cane. Trovare sulla loro strada un condottiero di Ventura assetato di soldi voleva dire farsi rubare la merce, o se non addirittura rilasciare, cioè lasciarci le penne. Ecco allora che c'è tutta una serie di scambi di corrispondenza tra i vari mercanti che dicono: fa attenzione, lì sta arrivando Facino Cane, per cui cambia strada, no?
ed è abbastanza interessante. E poi arrivano, direi, le prime condotte importanti, quella del 1395, data dal Doge di Venezia, dal Doge di Genova. La dottoressa Francesca Mambrini ha trovato l'originale in archivio di Stato di Genova e lo ha trascritto. Era già stato trascritto da Ricotti, era pubblicato da Ricotti, perché Ricotti non l'ha visto. Cioè, nell'Ottocento gli archivisti, quando si scriveva per una ricerca, trascrivevano loro e mandavano la trascrizione, non permettevano la visura del documento in originale, quindi non si sapeva dove questo documento fosse. Grazie all'aiuto di Francesca siamo riusciti ad avere anche questo documento. E direi, cosa importante, fu alleato proprio nei primi anni, questi anni fine 300, fu alleato con Teodoro II Paleologo e con Gian Galeazzo Visconti, allora conte di Virtù e non ancora duca di Milano. Fu una guerra, anche questa, dimenticata dai libri di storia, la guerra del Tucchinaggio, qui dentro qualcosina c'è, no? Praticamente sono dei diritti che i servi rivendicano nei confronti dei feudatari, però dietro a questo gioco c'è l'espansione dei Savoia verso la pianura, cioè quindi dal Canavese verso la pianura padana. Facino è sicuramente in questo momento che riesce a crearsi la fama di terribile. Pensate che riesce a bloccare la strada di Avigliana. La strada di Avigliana è una delle strade maggiori per Avignone e quindi per l'Oltralpe, e riesce addirittura a minacciare Torino. Torino verrà minacciata, si spenderanno dei soldi per fortificarla e ci saranno continui saccheggi e razzie. E dalla documentazione ritrovata abbiamo trovato che almeno in Casale due case le possedeva. Una in Canton Lago, che è vicino al Po, e l'altra in Canton, non mi ricordo il nome del cantone, era comunque di fronte alla chiesa di Santo Stefano, e questa l'abbiamo trovata grazie a un documento del 1521, non del tempo di Facino Cane, ma successivo, quando il gran cancelliere di Carlo V, Mercurino Orgoglio di Gattinara, compra dall'Arianiti una casa in Casale, oltre a dei feudi, e dice proprio quondam Facino Cane. Un'altra cosa curiosa, il marchese di Monferrato Gian Giorgio Paleologo, quando la nipote Margherita sposerà Federico II Gonzaga, dicono le lettere dei Mantovani, che vestì adesso non mi ricordo il termine preciso, comunque vestì un giubbone alla moda di Facino Cane. Quindi, se queste sono le cose che sono scappate da Filippo Maria, cioè Filippo Maria tenta di cancellare completamente la memoria di Facino Cane. Io vi ringrazio per l'attenzione, per essere rimasti più di un'ora in nostra compagnia e aver sfidato gli scioperi. E gli assenti hanno avuto tempo. Se ci sono domande, volentieri, nei limiti delle nostre modeste conoscenze.